Questa conversazione e gli interventi che seguono sono una introduzione a un evento importante per noi, la mostra di pittura di Sorin Scurtulescu, organizzata presso l'Istituto Romano di Cultura e Ricerca Umanistica, in collaborazione con l'Accademia di Romania di Roma e in particolare con il suo direttore, il professor Rudolfo Dino, con l'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia, con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, con la Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci e l'Associazione Culturale Italia-Grecia di Venezia, nonché con la Galleria Bach di Venezia e Galleria 28 Timișoara. Di Sorin Scurtulescu, il pittore, parleremo più in avanti. Per adesso mi pregio di dire che siamo onorati avere con noi un importante critico e storico d'arte moderna e contemporanea, il dottor Alan Jones, che è un ottimo conoscitore dell'opera di Scurtulescu e non solo dell'opera di Scurtulescu, è un ottimo conoscitore dello stato dell'arte della pittura nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, e particolarmente dell'arte romena. Alan Jones è stato il curatore anche di una delle ultime mostre fatte da Scurtulescu a Venezia nel gennaio 2018, se ricordo bene, e è stato talmente affascinato dell'arte del pittore Scurtulescu che ha scritto un importante libro, un importante volume su Scurtulescu. Un libro stampato in condizioni grafiche eccezionali, che si voleva fare in modo che corrispondesse al valore che dà all'opera di Scurtulescu il critico Jones. Jones scrive a un certo punto su Scurtulescu: Scurtulescu vede per dipingere e dipinge per vedere. Willem de Kooning continua a ripetere un'affermazione: la pittura è un'occhiata. Vedo Sorin Scurtulescu prendere questa strada e la lisière alla lisière de Bois. E questo è un citato e un'osservazione splendida del critico Alan Jones, che è prego di avere la cortesia di esprimere le sue considerazioni sull'opera del nostro caro amico Scurtulescu, di cui parlerò ancora in seguito molto brevemente. Caro professor Jones, la prego di esprimersi. Tanto. Signor direttore, mi fa un gran piacere di essere di nuovo qui all'Istituto Romeo a Venezia. È un luogo estremamente attivo in una città problematica. Una città circondata dall'acqua, una città grande capitale europeo. E in questo strano periodo, con il famoso virus che ha colpito tutto il mondo, è strano di trovare qui ricordando l'epoca
recente, quando Soren Skurtulescu ha fatto un soggiorno notevole a trovare l'ispirazione di questa città artistica. Speriamo che le avventure e le grandi viaggi di Soren lo porterà di nuovo qui a Venezia, ma anche altrove. Il mondo rimane aperto, è un gran mondo. Oggi sembra un po' rinchiuso, rinchiuso nei mezzi di comunicazione, con il video, televisione, e grazie agli artisti, i pittori, di ricordarci che il mondo è reale e attuale. Ciao, caro professor Jones, come vede il, come nota il modo, come considera il modo in cui viene ricepita la pittura di Skurtulescu all'estero, negli ambienti anglosassoni, con cui lei ha una ottima familiarità? Come viene ricepito nell'Inghilterra, negli Stati Uniti e anche in Germania, perché lui ha girato un po' il mondo? È una domanda molto importante e di grande interesse nell'arte di queste decenni recenti. Io parlo dell'epoca, si può dire come il grande critico Achille Bonito Oliva a Roma, post-avanguardia. Soren appartiene a questa epoca, soprattutto con il ritorno alla pittura olio su tela, che in un certo senso a grande epoca delle avanguardie del dopoguerra era mal visto, quasi vietato. Però la pittura muore ogni anno, muore la pittura e poi rinasce. E chissà come questo morire e rinascere ha luogo e perché la pittura è fondamentale all'uomo, è intuitivo, è manuale. E come la poesia lirica che nasce e poi muore. In questa epoca viviamo una morte della poesia e la pittura, come questo dietro di me, rinasce. E la Romania è un paese che produce artisti, poeti, grandi scrittori che sono conosciuti in ogni paese al mondo e sono dei grandi ambasciatori della cultura latina
di Romania, che attraversano il mare. Come bisogna solo citare Constantin Brancusi, Tristan Tzara, altri grandi protagonisti della cultura. A New York, grazie mille. Piacere di sapere che una nuova generazione che Soren rappresenta è venuto al nostro, ai nostri giorni. Grazie mille per le sue osservazioni e per la generosità e l'attenzione che ha accordato all'opera del nostro collega e amico, di cui mi permetterò di evocare molto rapidamente alcuni passi. La sua attività è iniziata abbastanza presto. Lui è nato nel 1979, ha avuto ottimi, eccezionali maestri a Timișoara, tra cui un pittore di eccezione, Flondor. Si è affiancato ai suoi colleghi con cui fa un ottimo lavoro insieme nel gruppo Noima, che ormai è conosciuto, è un proclama a livello internazionale, e ha partecipato a numerosissime mostre internazionali e ha avuto ottime, grandi esposizioni, mostre sia in Romania che all'estero e in Italia. In Italia citerei soltanto la mostra del 2013, se non sbaglio, una mostra molto bella all'Accademia di Romania di Roma, con molte opere, risultato di una ricerca approfondita, poi la mostra di 2 anni fa a Venezia. Ma dell'arte poetica proprio, del modo come vede l'arte il pittore, preferirei rivolgermi direttamente all'autore della mostra molto sintetica di Venezia, perché l'abbiamo fatto nella situazione in cui abbiamo preso dei prestiti dai collezionisti veneziani e dall'Accademia di Romania. Tra coloro che detengono quadri, mi fa piacere di Scurtulescu citare il nome di Alan Jones, il cui quadro, lo vedete, l'ho messo appositamente dietro di me. 2 osservazioni su questo quadro. Io, casualità, perché l'anno scorso mi sono occupato quasi a pieno tempo, un certo numero di settimane, dei pittori romeni che hanno dipinto a Venezia, questo quadro sta molto vicino ai più importanti quadri, non soltanto dei pittori romeni importanti tra le due guerre che hanno dipinto a Venezia, ma in assoluto. Questo quadro di Jones, con i suoi riflessi, la sua capacità di cogliere l'intensità della luce, di trasmettere l'energia della luce riflessa dalla laguna e dalle grandi superfici architettoniche della splendida architettura veneta, è un quadro che sta bene vicino ai quadri più importanti che sono stati fatti il secolo scorso, perché siamo in un altro secolo, tra le due guerre, da pittori importanti non solo romeni. Rivolgo al amico Scurtulescu questa domanda: come vivi, qual è l'intensità, il motore interiore, per dire così, del tuo avvicinamento
alla splendida e impareggiabile luminosità, agli splendidi cambiamenti di colore di una città come Venezia. Prima cosa, prima di tutto voglio ringraziarvi, ringraziare all'Istituto Rumeno, al direttore Grigore Arbore Popescu e Alan Jones, il mio caro curatore americano. E, sì, che posso dire? Questo dipinto è un dipinto fatto con la mia anima. Dopo 50 dipinti fatti a Venezia, e il segreto è di essere di notte ma anche di giorno sulle strade veneziane e diventare un po' veneziano doc, come si dice a Venezia. È una cosa che entra tra il mio sangue, diciamo, questa luce veneziana. Venezia ha due cieli, ha un cielo su e un cielo giù. Cielo giù è l'acqua e cielo su è un cielo trascendentale che ti fa pensare che siamo davvero senza fine. E anche in questo tempo con Covid penso che Venezia è rimasta ancora bellissima. Ho parlato ieri con Alan e con Marino Tagliapietra anche, che a Venezia è arrivata la primavera e una luce stupenda con un cielo azzurro purissimo. E io non sono non stato soddisfatto solo della giornata diurna, di giorno, ma anche ho voluto fare una cosa di più rispetto all'impressionismo e post-impressionismo e anche le transavanguardie italiane. Non solo le cose concettuali, ma ho voluto rimanere tutta la notte sulle strade veneziane, come ho iniziato nel 2011 a Roma. E sono stato ricaricato con questa luce di notte notturna, come questo dipinto di Cadoro, che mi ha fatto piacere di perché essere in questo momento in collezione Jones anche ha trovato una bella cornice che mi fa piacere di vedere. La cornice ha una storia interessante perché Alan mi ha detto che ha trovato questa cornice sulla laguna, che è un'altra poesia, diciamo. Che posso dire? Venezia è unica, come si dice oggi, su tutte le promo di Venezia, ma è unica davvero. È unica perché non sono le macchine, è una tranquillità poetica e tutti i grandi poeti e pittori sono innamorati di questo piccolo città. Allora neanche io non ho rimasto senza sentire questa cosa, e ho camminato un po' in tutte le ore, diciamo, da mattina fino a mattina ancora, 24 ore a Venezia, perché ho voluto dipingere non stop, come si dice, per ingrandire la mia borsa di studi. Diciamo che ho fatto un anno come 2 o 3 anni. Ho fatto 75 dipinti, e anche a Roma ho dipinto molto, ma ho avuto là 2 anni. E tutti questi dipinti abbiamo fatto con Alan Jones una intervista a maratone di 8 ore a Venezia in un atelier di mosaico a un amico. Alan, ti ricordi? A Mino, dove noi abbiamo fatto 8 ore di interviste. E dopo il testo è qui. Sono parole che Alan mi ha chiesto dall'inizio della mia carriera artistica fino qua, e sono contento che è stampato molto bene e mi fa piacere di trovare questa cosa anche in Bucarest in questo momento. Ho visto sabato una libreria in Bucarest questo libro, e era vicino David Hockney, e Alan mi ha parlato anche di David Hockney, il pittore inglese,
che ha fatto un grande titolo in anni 70, quando lui ha scritto una storia intera, perché ha voluto mettere in un libro una pagina, metà pagina solo con il suo titolo dell'opera, perché tutti gli altri hanno scritto il titolo senza titolo, diciamo, che era molto corto per lui. Se posso velocemente interloquire. Sì, sì. A me piace moltissimo questo modo di guardare il cielo come doppio specchio, il cielo di su e il cielo di giù. Sì. Due mondi che comunicano, il mondo che è sotto l'acqua, che l'acqua è la materia primordiale della vita, e l'aria è l'altra componente della materia primordiale della vita. La sua arte si iscrive perfettamente in questo ambiente con la consapevolezza che in tutto si deve ritrovare, oltre la dimensione magica della luce, anche la dimensione fisica delle cose. Ha parlato del fatto che Venezia è una città piccola. Sì, è una città piccola. Pensi al fatto che nel 1498, quindi in pieno Rinascimento, sì, fine del 400, Venezia aveva 150.000 abitanti. Adesso ha 52.000 abitanti. Però ci sono, quando non c'è Covid, c'è un vai e vieni notevole, ci sono iniziative culturali. Rimane, come dice, come ha detto recentemente Alan Jones, rimane una grande capitale, sì, del sapere. In questa grande capitale del sapere mi è stato detto che una bella notte, mi è stato detto, la leggenda della sua presenza a Venezia, quando c'era acqua alta, lei, affascinato dallo spettacolo dell'acqua alta, dei riflessi, si è preso gli strumenti del mestiere, ha messo gli stivali, è andato a Piazza San Marco e ha dipinto finché si è ritirato l'acqua. Sì. È vero o non è vero? È vero, sì, specialmente all'inizio, dopo i primi tre giorni che sono stato arrivato a Venezia, ho avuto questa impressione con l'acqua alta che arriva vicino a te, ma sono due cose che hanno successo. Primo è la paura, e la seconda, se sparisce la paura, arriva la gioia di creatività, diciamo, perché essere dall'11 di sera fino a 5 di mattina in Piazza San Marco con l'acqua alta e solo tu con i gabbiani è una cosa splendida, diciamo, che un pittore non dimentica mai. Che posso dire? Io ho voluto fare l'impossibile, diciamo. Allora ho fatto una pittura estrema, diciamo, come si dice in questi giorni, sì, che l'arte estrema, diciamo, che era meno 10 gradi, meno 15, eravamo vestito per sciare, era umidità, tutto quanto, io solo su strada di notte dipingendo, come tutta la Venezia intera era il mio studio. Era una cosa fantastica. Che posso dire? Oggi tutti i giovani... Che non si dimenticherà mai, probabilmente. Sì, sì, sì. Sì, esattamente. Sì, sì, sì. Perché oggi tutti siamo confortabili, tutti siamo in online, tutti siamo facendo pittura dopo le foto. Allora, la pittura figurativa è molto collegata con la fotografia dopo il pop art, ma penso che alcuni hanno dimenticato la bellezza della pittura all'aperto, diciamo.
Questo ho voluto ritrovare. Ho fatto questa cosa. Lei ha riabilitato il plenerismo qua, con altre parole. Una continuare, una, diciamo, un plenerismo, ma non solo di punto di vista impressionista. È un plenerismo, sì. Un plenerismo filtrato tra tutte le tra tutte le diciamo movimenti artistici fino qua. Allora, è un'altra cosa, diciamo. Per esempio, questo dipinto grande che è vicino a me è un dedico, sì, per Alan, è un dedico per Alan Jones, con quale io ho parlato a quella intervista, per 8 ore, e noi abbiamo concluso che Venezia, i colori di Venezia sono, è un grigio, è un grigiastro di questo tipo, non una luce calda come a Roma. Allora ho fatto questo grande dipinto con piazza San Marco, con la Basilica, solo con bianco e nero e un po' di rosso, diciamo. Io vorrei per cortesia ricordare un quadro che mi pare connesso in un certo modo al quadro che è nella collezione di Alan Jones. È un quadro di Eustachio Stoianescu, è il quadro che a me è piaciuto fino adesso di più di tutti i quadri che sono fatti su Venezia. Stoianescu è uno che ha finito la sua vita negli Stati Uniti, un grande pittore su cui ha scritto delle parole eccezionali un caro critico storico d'arte romeno, Paolo Resano, scomparso 2 o 3 giorni fa, un caro amico. Mi fa piacere mettere i quadri di Scurtulescu nella compagnia anche di Stoianescu, che certamente non aveva niente da invidiare ai quadri di Manet dedicati alla stessa piazza San Marco, dipinta quando c'era grande umidità, grande nuvolosità, e lo spettacolo diventava ancora più affascinante a causa della nebbiola e dell'umidità. Io chiuderei qui questo nostro incontro ringraziando sentitamente Alan Jones, ringraziando lei, caro Scurtulescu, ricordandovi che questa sua mostra è stata benedetta dalla sua eminenza reverendissima Policarpos, metropolita ortodosso per l'Italia e l'Europa meridionale, che è in possesso di un suo dipinto che gentilmente è stato concesso con la benevolenza anche del parroco della Chiesa dei Greci per la mostra che si inaugura presso l'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica a Venezia. Cari saluti e ringrazio di nuovo voi due e mi auguro che questa mostra sia seguita da quelli che attraverseranno Venezia in questi momenti difficili, non solo per la città, non solo per il paese, ma per tutto il continente.